Su Twitch la scorsa settimana, dopo aver visto il video relativo allo stile, un ragazzo mi ha fatto notare che uno dei miei tratti distintivi quando disegno è una cosa che ha chiamato goccette, tipo, che sono delle specie di ghirigori la cui intersezione ha una forma particolare a goccia. E la cosa meravigliosa è che non lo sapevo. Praticamente me l'ha fatto notare lui. Per la prima volta, e nel momento in cui me l'ha detto, ho fatto caso che effettivamente è una cosa che metto tantissimo nella chioma degli alberi, nelle nuvole, nei capelli, anche a volte in determinati stili di disegno per dei libri, in maniera compulsiva, o comunque lo metto molto quando devo fare della pelliccia o il pelo di un animale, faccio questa cosa ghirigorata. E la cosa più bella, secondo me, è stata rendermi conto che non solo lo facevo in modo inconscio, ma che non riuscivo a farmi venire in mente un artista che mi piace, che seguo, da cui io abbia volontariamente copiato questa cosa. Cioè, è un qualcosa che è uscito da me senza che lo ponderassi. È figo, no? La seconda cosa che è successa è che la stessa persona, durante la live su Twitch, mi ha riferito un insegnamento che spesso fanno, spesso facevano nelle scuole d'arte che ha frequentato. A me personalmente non era mai successo che qualcuno mi desse quel particolare consiglio e un pochino l'ho trovato inquietante. Il consiglio, o meglio, l'istruzione che gli è stata data più di una volta e che mi direte se è qualcosa che vi siete sentiti dire anche voi, è che lui avrebbe dovuto studiare e conoscere tutta l'arte del mondo, dagli albori ad oggi, in ogni continente conosciuto, sconosciuto e più. Tutto quello che era già stato fatto lui doveva conoscerlo per evitare di replicarlo. Perché era assolutamente fondamentale che, qualora avesse fatto l'artista, il disegnatore, creasse qualcosa di completamente nuovo. Trovo questo consiglio o questo insegnamento ridicolo nel migliore dei casi e suicida nel peggiore, per una semplice questione statistica. Dall'alba dei tempi ad oggi, sulla Terra sono comparse, possiamo dire, svariate decine di persone, possiamo dirlo. E allo stesso tempo, all'interno di queste svariate decine di centinaia di migliaia di persone, ci sono state anche una certa quantità di artisti, scultori, pittori, musicisti, eccetera. Se voi andate a fare un mero conteggio di quante persone siano poi effettivamente diventate famose o abbiano effettivamente dato inizio a un qualcosa di nuovo nell'arco della storia dell'umanità, sono nell'onda delle migliaia, forse, in tutto l'arco storico, da quando abbiamo messo piede sulla Terra. E sì, sono tante, ma in proporzione a quanti sono stati gli umani e quanti sono stati gli artisti, sono poco più che una manciata. Allora, intanto utopistico pensare di poter conoscere tutto l'operato umano, anche solo in ambito artistico. Penso che nemmeno i più grandi studiosi e insegnanti di arte possano vantare di conoscere tutto quello che è stato fatto, perché normalmente ci si specializza, magari uno è esperto di arte medievale, arte giapponese, e poi di che epoca giapponese, perché fai presto a dire giapponese. Sono vissuti qualche anno anche loro. Quindi la sola idea di poter conoscere tutto lo scibile, non so cosa vuol dire scibile, ma ci sta bene, umano, è quantomeno assurdo. E ancora più assurdo è pensare che sia sufficiente conoscere tutto ciò che è stato fatto per poter creare qualcosa di nuovo. Un comico, di cui ovviamente non ricordo il nome adesso, ricordo che era Giorgio C.
Dannazione. Ricordo che aveva fatto uno sketch carino sui bambini. E più o meno iniziava dicendo: so che per voi i vostri figli sono speciali e voi crescete tutti i vostri figli dicendogli che sono speciali, ma la verità è che la maggior parte di loro è destinata ad essere un fallito. Pochi vincenti, molti falliti. Adesso non mettendola sul fallito vincente perché è fuorviante, ma il punto è che le possibilità che noi si faccia parte della schiera dei comuni mortali e non degli innovatori geniali che verranno ricordati nei secoli a venire è molto di gran lunga più alta di quella di essere appunto dei geni. Quindi l'idea che qualcuno vi spinga a dover creare qualcosa di nuovo, di dover fare qualcosa di diverso per funzionare, la trovo piuttosto malsana e difficilmente applicabile, quantomeno, appunto per una questione statistica, anche perché molto, parecchio è già stato fatto e trovare cose nuove è probabilmente sempre più difficile man mano che si va avanti. Voglio dire, un conto era se eravate John davanti alla sua enorme parete della grotta quando l'umanità era cominciata da un quarto d'ora, dici, sì, se disegni un bufalo. L'altro giorno Jim ha disegnato un cervo, sto facendo qualcosa di innovativo, ma ad oggi è un pochino più complicato. La seconda ragione per cui trovo questo insegnamento sciocco è perché la motivazione penso che sia sbagliata. Esistono certamente nella storia delle persone che hanno creato movimenti, hanno dato via a delle correnti artistiche, hanno creato uno stile unico e estremamente poi riprodotto e ricopiato perché era originale, quindi gliel'hanno copiato in mille, vedi i quadrati di Mondrian, solo per fare l'esempio più banale che mi viene in mente. Ma la ragione per cui hanno dato vita a quella determinata corrente, il motivo per cui è nato l'espressionismo, il cubismo, il motivo per cui Da Vinci disegnava macchine volanti, non credo fosse stamattina mi sveglio e devo creare qualcosa di mai visto prima. Penso che se Leonardo disegnasse marchi ingegni così innovativi, fosse perché era spinto da un qualcosa di molto più forte del mero devo creare qualcosa di nuovo. Era spinto dalla passione, lui era incantato dal volo degli uccelli, lui voleva volare. Se fosse arrivato un pinco pallino qualsiasi un giorno a presentargli un aeroplano e avesse detto: guarda, ho inventato una macchina per volare, dubito che Da Vinci avrebbe detto: ah, oh no, caspita, volevo inventarla prima io. No, gli avrebbe dato due reni per poterla provare e anche un paio di polmoni, tanto quelli poi non gli servivano più. Sarebbe morto felice probabilmente se avesse potuto mettere piede su una macchina volante. Quindi penso che la spinta motrice, quello che effettivamente potrebbe far sì che qualcuno tra di voi, dubito fortemente me, ma magari tra qualcuno di voi c'è qualcuna di queste anime ingegnose e innovative, se mai ci sarà un qualcosa che vi porterà a creare qualcosa di così nuovo da essere riconosciuto dal mondo, sarà perché non avevate lo strumento per esprimere qualcosa. Penso che se artisti del passato sono arrivati a creare uno stile nuovo di disegno, non fosse perché volevano a tutti i costi creare qualcosa di nuovo, ma perché i mezzi che avevano all'epoca a disposizione per dipingere, quello che fino a quel momento era stata la pittura, non gli bastava per esprimere quello che volevano, che fosse una passione, un'emozione o anche un'idea. Non basta svegliarsi la mattina e dire voglio fare una cosa fica. Devi avere un'idea. Anche i prodotti tecnologici non nascono dall'idea di devo creare qualcosa di nuovo, punto. Nascono da un bisogno che va soddisfatto. Ho bisogno di una macchina per comunicare con i miei parenti dall'altra parte del mondo. Ho bisogno di uno strumento che mi permetta di fare calcoli difficili, elevatissimi, con potenze assurde in breve tempo. Non è che una mattina sono svegliati e dico, ma oggi penso che farò un computer. Quindi la sua idea di
forzarsi a creare qualcosa di nuovo, secondo me, può portare solo un'enorme frustrazione. Intanto, appunto, perché statisticamente è improbabile che ve ne usciate con qualcosa di completamente nuovo. In secondo luogo, perché è il motivo sbagliato. E la terza ragione per cui dovete evitare con ogni vostra fibra di cercare di creare qualcosa di nuovo è che la maggior parte di questi innovatori hanno vissuto nella miseria tutta la vita perché erano talmente avanti con la testa, con le idee, che non venivano capite, perché erano circondate di tordi come lo siamo oggi, perché in questo particolare frangente storico mi sto domandando cosa sia servita l'istruzione elementare alle persone. E se pensate, di recente è uscito, non so se avete visto il documentario o il film, ma vi consiglio di darci un'occhiata quantomeno al documentario su Il ladro del ciabattino. E cito quello perché è un caso più fresco, più recente, in termini di risoluzione. L'autore, di cui assolutamente non ricordo il nome in questo momento, questo sarà un video in cui ho detto sì, mi informerò prima per far vedere che so le cose, ma voglio che sappiate che sono ignorante. Mi pare Williams, mi pareva qualcosa con Richard Williams, ma no, sicuramente sbaglio nome. Ve lo metterò nell'info box probabilmente. Quell'uomo era avantissimo, aveva deciso di creare un'opera di animazione con 24 fotogrammi al secondo perché voleva la fluidità massima possibile quando la Disney ne usa 17. Aveva delle idee per dei personaggi, per dei contenuti che erano talmente avanti che nessuno gliel'ha praticamente prodotto. L'ha fatto a pezzettini, ha passato tutta la sua vita inseguendo il sogno di riuscire a finire quest'opera, che era effettivamente un capolavoro, era effettivamente innovativa ed era effettivamente non capita da nessuno nella sua epoca, solo in pochi gli hanno dato una mano, hanno creduto nella sua idea, gli hanno dato degli incentivi. Lui l'ha portata avanti da solo, è solo recentemente che ha visto la luce e anche un doppiaggio. E quindi non sto dicendo statevene alla larghissima dalle idee innovative, sto solo dicendo che nel caso in cui ne abbiate, perché potreste averne, non è nemmeno detto che qualcuno le capisca. Voi potreste essere gli autori della nuova corrente artistica più innovativa del mondo e potrebbe essere venuta, ciao a Verbi, e potrebbe venir capita fra 20 o 30 anni, o forse mai. Quindi non vi sto cercando di disincentivare dal creare qualcosa di nuovo, assolutamente, ma non deve essere quello, a parer mio, il motivo per cui lo fate. Il mio consiglio è sempre quello di cercare di essere se stessi, di cercare di riproporre quello che si ha, quello che si vuole dire di se stessi al mondo, le immagini che avete nella vostra testa, cercare di mettere quelle nei vostri lavori, perché difficilmente sarete gli innovatori del secolo, ma potrete essere la versione migliore di voi. E non è detto che in questo percorso non riusciate a creare effettivamente qualcosa di unico e irripetibile. E beh, irripetibile si fa per dire, perché se avete una buona idea, tranquilli che ve la copieranno da qui alla fine dei tempi. E niente. Ah sì, l'ultima cosa. Visti gli insegnamenti che sento che danno in certi istituti, il mio consiglio è ciao telefono che fai bip bip. Risparmio energetico, sta finendo la batteria. Il mio consiglio, non riesco a finire un video senza essere interrotto da qualcosa. Il mio consiglio è comunque di prendere tutti gli insegnamenti, compresi quelli che vi sto dando io, con le pinze. Prendeteli, smembrateli e cercate di assimilare solo quello che a voi colpisce, quello che secondo voi è importante. E tutto il resto sono nozioni generali che possono essere giuste come sbagliate nel vostro caso. Perché l'arte non ha delle regole, ve l'ho detto già anche l'altra volta, probabilmente. Quindi cercate di cogliere solo quello che per voi è importante. Prendete e smembrate, siate dei chirurghi, siate dei Jekyll squartatore e probabilmente sono appena stata demonetizzata per aver citato Jack lo squartatore,
Comunque, prendete le idee, fatele a pezzi e prendete, assimilate solo quello che a voi interessa. Se anche il professore di Dio, se anche il vostro artista preferito dice per me questa cosa è legge, non è detto che funzioni anche per voi. Perché voi non siete quella persona. Voi avete avuto esperienze diverse. Quindi quello che magari funziona per il 99% delle persone, magari con voi fallisce miseramente e penserete per tutto il tempo, ah, dove ho sbagliato, cosa ho sbagliato, ma magari non siete voi quelli che hanno sbagliato, non siete voi l'elemento sbagliato dell'equazione. Per oggi è tutto da Key Brockman, canale 66, Springfield, a voi la linea.